all'ufficiale tedesco che aveva dato l'ordine della fucilazione e disse: «Se una rappresaglia si vuole compiere, sia fatta a me, unicamente a me, ma sia risparmiato sangue innocente». Porterà il nome di Giuseppe Dezio la nuova scuola dell'infanzia di Via Adda a Montesilvano, inaugurata qualche giorno fa e costruita con i più moderni criteri di sicurezza e antisismici. Giuseppe Dezio era un generale dei carabinieri nato a Montesilvano e morto il 28 aprile del 1945 a Saonara, nel Padovano, fucilato assieme ad altri civili dalle SS tre giorni dopo la fine della guerra. Dezio porta con sé una storia di coraggio ed altruismo che è stata ricordata questa mattina nella cerimonia di intitolazione. Queste sono le celebrazioni che ci aiutano a ricordare, a non dimenticare persone che hanno speso la propria vita per consentirci di vivere in un mondo senza guerre, in un mondo migliore. Lo dobbiamo fare, dobbiamo ricordarlo per noi, per i nostri figli, e dobbiamo fare in modo che questo ricordo diventi indelebile. Credo che meriti un'attenzione particolare il gesto che il generale Dezio ha compiuto e che forse non è ricordato abbastanza, quello di offrire la propria vita in cambio di 43 cittadini innocenti. Se ci pensiamo e se ci pensate, è la stessa cosa che ha fatto Salvo d'Acquisto. L'esito è stato diverso, ma non inferiore è stato il gesto del generale Dezio. I bambini, io immagino che passeranno da qui, vedranno, leggeranno il nome di Giuseppe Dezio e non sapranno chi è, magari chiederanno ai loro genitori, chiederanno ai loro insegnanti, chiederanno a noi chi è, e rimarranno impressi con questa figura. Se noi sapremo raccontargli la sua storia, se noi sapremo passargli l'importanza e il senso del suo sacrificio.